Ciao viaggiatori! Si parla moltissimo di dualità, ma cos'è in realtà questa dualità? È esattamente la separazione che c'è fra me e te, fra me e voi, quando invece lo stato di coscienza chiede l'unione di tutto ciò che ci circonda, proprio perché nella separazione, nella dualità, i conflitti rimangono. Siamo ancora al punto in cui, ad esempio nella politica, c'è la destra e la sinistra. E quindi, finché ci sarà separazione, non ci sarà unione, non ci sarà amore, non ci sarà collaborazione, perché io la penso diversamente da te. E questo è il problema. Il problema è che le persone, anziché interrogarsi e modificare lo stato di coscienza interiore e portarlo verso l'amore, verso la consapevolezza, verso l'unicità, verso il rispetto, estraggono il giudizio da tutto questo. Quindi, siccome tu la pensi diversamente da me, non sei assolutamente ben accetto. Quindi c'è qualcosa che non va, lo comprendete, spero. E questo qualcosa che non va ci impedisce di evolvere e ci fa trovare esattamente nel punto in cui siamo oggi. Siamo esattamente intrappolati nella maschera della personalità. Siamo nell'ego, siamo nel giusto e sbagliato, siamo nel bianco e il nero. Siamo a destra e a sinistra. E perché non possiamo essere nell'amore? Perché non possiamo essere nel cuore? Perché non possiamo essere nella solidarietà, nella completezza di tutto ciò che ci circonda? E più noi ci separiamo, più noi ci allontaniamo dal concetto di amore, più l'esterno si manifesta in maniera estremamente conflittuale nei confronti di noi. Quindi il problema in realtà è che la rivoluzione, come dicono alcuni maestri, deve essere fatta finalmente all'interno di noi stessi. Siamo noi che dobbiamo cambiare per poter cambiare l'esterno. Perché se continuiamo come abbiamo perpetrato in tutti questi anni, con le guerre, con le rivoluzioni, con le rivolte, non si va da nessuna parte. Si incita semplicemente all'odio. Quindi quello che davvero è richiesto in questo momento storico è di trovare il fulcro dentro ognuno di noi, di trovare quella sacralità, di trovare quella centratura, di trovare quell'amore che ci permette di non giudicare ma di benedire tutto ciò che ci circonda. Allora la mia vibrazione potrà contaminare tutto ciò che mi circonda. E se io in qualche modo contagio con l'amore le persone che mi circondano, a loro volta le persone che mi circondano contageranno altre persone. E non sarà una manifestazione dell'amore tutto questo? I grandi maestri perché dicono e dicevano che se insegnassimo ai nostri figli a meditare, in giro di due generazioni scomparirebbero fame, guerra, povertà? Perché? Perché in realtà insegneremo alle nuove generazioni ad amare, insegneremo alle nuove generazioni l'unicità e non la separazione, non la dualità. Quindi in realtà quello che dobbiamo fare, o meglio quello che dovremmo fare, è proprio rivoluzionare il nostro cuore, partendo da noi stessi, smettendo di giudicare l'esterno perché l'esterno è brutto, ma se l'esterno è brutto è semplicemente una manifestazione di ciò che c'è dentro ognuno di noi. Allora cambiamo il nostro interiore affinché l'esteriore si manifesti nell'amore. E con questo messaggio io vi abbraccio, viaggiatori, con tutto l'amore che ho nel cuore. Ciao.